Sono passati tanti anni dal primo premio e se oggi siamo ancora qui lo dobbiamo a tutti i volontari di ieri e di oggi. Oggi assegniamo il premio alla comunità di Sant'Egidio, un'organizzazione nata a Roma nel 1968 grazie al professore Andrea Riccardi, premio Nobel per la pace nel 2020, che ha fatto del valore della vita, della solidarietà, della promozione della pace, dell'accoglienza i suoi valori fondamentali. Bellegra è un esempio per la Croce Rossa, è la città che si fa Croce Rossa, che è l'ideale del soccorso e dell'aiuto, perché molte volte la gente vorrebbe essere utile, ma non sa che fare. A Croce Rossa, a Bellegra, ha trovato l'alchimia di fare sì che i cittadini si sentano Croce Rossa. La comunità di Sant'Egidio ormai da anni svolge un preziosissimo servizio di formazione umana di grande valore umanitario e sociale, unanimemente riconosciuto. A questa azione di solidarietà si unisce una tenace e fruttuosa opera di mediazione e di pacificazione tra popoli in conflitto secondo lo spirito delle beatitudini evangeliche. Per questo il nostro comitato è onorato di conferire il premio 2023 ad un sodalizio tanto meritevole e che incarna in modo encomiabile i valori che stanno a fondamento del nostro stesso operare come Croce Rossa. Grazie. Il volontariato è una cosa molto bella perché se noi non fossimo volontari saremmo schiavi di qualcuno, schiavi o sottomessi o sottoposti. Penso la libertà del volontario è fondamentale, perché i tempi cambiano, i governi cambiano, le politiche cambiano, ma la nostra libertà di dire io lo posso fare e lo voglio fare e lo faccio è fondamentale. E il volontariato in questi tempi di crisi non è una risorsa residua, ma è la risposta. Cioè, voglio dire, la libertà di chi è volontario è un bene prezioso per l'Italia, per il mondo, perché la libertà ci consente di dare una mano e non di aspettare che ci sia la corrente politica X o Y a dirci quello che si può o non si può fare. La nostra libertà è preziosa, lo dico ai più giovani, siate liberi, veramente. Liberi non per fare solo quello che vi pare, ma liberi per pensare che il mondo può cambiare. Siamo stati 2 anni a combattere contro il Covid e quindi una sinergia che anche grazie a loro ci ha visto protagonisti e ci ha aiutato a cercare di fare in modo che il nostro paese non avesse grandi scossoni da questo diciamo, virus. Quindi siamo stati a lavorare, abbiamo lavorato insieme a loro, insieme a tutti i volontari e non smetterò mai di ringraziare uno in particolare. Me lo dovete, Oliviero, che lui, Caroletti, che non si è mai tirato indietro quando l'abbiamo chiamato anche nei primi momenti che doveva trasportare con l'autoambulanza della Croce Rossa i malati di Covid, non si è mai tirato indietro e non ha mai esitato a dire no, non vengo, ho paura, si è messo lì con il paziente dietro che era affetto da Covid e li ha accompagnati a fare i tamponi quando i tamponi erano veramente difficili da trovare, non difficili anche da fare. E adesso ancora la consegna di un altro riconoscimento molto importante per noi, parliamo appunto del riconoscimento di benemensa di anzianità per i 15 anni e 25 anni di volontariato in Croce Rossa. E consegna il riconoscimento il presidente dell'area metropolitana di Roma, Croce Rossa, l'avvocato Francesco Pastorelli.